Ha sicuramente dei disturbi della personalità, dei disturbi che in quel momento si è trovato veramente non tanto di incapacità di intendere e volere, non possiamo arrivare a questo, comunque in una situazione tale che non è stato in grado di gestire quel momento di tensione in cui si è trovato in quel momento. Quindi gli è stato riconosciuto un dolo di impeto e quindi il dolo di impeto è il livello fra virgolette più basso della scala del dolo, per quindi ci siamo avvicinati al minimo della pena. Condannato a 10 anni di reclusione per omicidio volontario. Questa la pena inflitta dal Tribunale di Arezzo a Federico Ferrini, il giovane imprenditore casentinese che nella notte tra il 25 e il 26 agosto scorsi uccise a colpi di spranga l'amica brasiliana nell'appartamento di Via della Robbia. Il giudice l'ha riconosciuto arrivare al minimo edittale, atteso che vi sono tutti gli elementi in relazione sia alla gravità del reato, sia alla colpevolezza, all'intensità del dolo e tutte le altre questioni che mi possono determinare la misura della pena. Federico Ferrini, reo confesso, ha assistito alla lettura del dispositivo in collegamento via Skype dal carcere di Arezzo per le restrizioni anti-Covid-19. La difesa aveva chiesto ed ottenuto il rito alternativo condizionato alla relazione del direttore della casa circondariale, che ha attestato il buon comportamento e buon reinserimento del Ferrini all'interno del carcere, il suo comportamento all'interno del carcere, il comportamento che ha tenuto, che sicuramente ha dimostrato la sua consapevolezza dell'errore, del grande errore che ha fatto e del suo pentimento per quello che ha fatto, come ha scritto anche al giudice. La sentenza dispone inoltre 3 anni di libertà vigilata per l'omicida. Ma una sentenza direi mite per quanto riguarda la condanna, 10 anni di cui 3 di sicuramente da fare in regime di libertà vigilata, quindi valuteremo l'opportunità di fare eventualmente appello dopo le motivazioni. Il PM Chiara Pistolesi aveva chiesto una condanna a 12 anni e 6 mesi. Tangibile la rabbia del marito di Maria, che si è costituito parte civile nel processo assieme alla figlia e alla sorella della donna. È una vergogna, capisci? Da 25 anni si è finita a 10 anni. Che è morto un cagnolino? Ma è una cosa vergognosa. Il giudice infine ha disposto il risarcimento danni da definire in sede civile, una provvisionale di 40.000 euro per il marito e 20 per la sorella e la figlia. Ci doliamo del fatto che francamente aspettavamo una pena sostanzialmente più elevata. Evidentemente poi leggeremo le motivazioni, il tribunale ha ritenuto opportuno concedere le attenuanti generiche. Ecco. 10 anni per una vita.